Ciao ragazzi, sono il Procialla. Oggi vi farò vedere un altro compito che avevo fatto vedere. Un altro video di compiti, avevo letto quelle cose, le vacanze. Qui c'è scritto Scienze studia Apache 151 e ripassa da Apache 148 a 150. Ripassa tutto su, ma dopo noi non lo facciamo. Quindi, leggiamo prima tutta la Apache 151. Andiamo. Gli strumenti dello scienziato, qui si parla dei scienziati. Scusatemi. Alla base di ogni ricerca scientifica c'è l'osservazione, tipo la vista e gli altri sensi sono quindi fra gli strumenti fondamentali, ragazzi, di ogni scienziato per esplorare la natura e i suoi fenomeni. Voi sapete cosa sono i fenomeni? Quelli che succedono. Poi ragazzine, ragazzine, scusatemi, ragazzine, ragazzine. I sensi però non bastano, ragazzini, per compiere un esame approfondito di un fenomeno occorrono strumenti specifici. No, ragazzi, mi fermo qui un secondo, sono un po' stanchina. Leggiamo un altro, ma non leggo, mi fermo fino a qui. Dopo vado in un'altra pagina. La lente di ingrandimento e il aspettate, microscopio, un po' male, servono per osservare i particolari di un oggetto invisibile, visibili a occhio nudo, quello nudo, tipo quello aperto. Microscopio serve per esempio per vedere ingrandite cellule animali e vegetali, virus e batteri. Sapete il Covid, i virus, quei piccoli, piccolini, piccolini, robettini. Questo qui, ingrandimento, vedete? Quello lì. Poi andiamo su questo e dopo basta. Con il telescopio è possibile osservare oggetti molto lontani nello spazio, come stelle e pianeti. Andiamo su. Ragazzi, vi faccio vedere. Domani è il 19, mercoledì ottobre 2022. 148. 148. C'è un pagina 148. State lì, ancora in linea. Allora, conoscere le scienze. Qui si parla dei scienziati che fanno delle domande. Il mondo che ti circonda è pieno di fenomeni, e ve l'ho appena detto, i fenomeni, cioè fatti che puoi osservare e su cui puoi farti delle domande. Per esempio, perché nevica? Da sempre gli uomini osservano i fenomeni. Si fanno qui ho scritto e si pongono delle domande sul perché accadono, perché accadono. Per rispondere, elaborano delle ipotesi, l'ipotesi, cioè, aspetta, c'è scritto, cioè danno delle possibili spiegazioni. Per verificare se le loro ipotesi sono esatte e seguono degli esperimenti. Se l'esperimento riesce, vuol dire che l'ipotesi era giusta. Si può formulare quindi una legge. Se è giusta, tutto giusto, può scrivere una legge, cioè una regola sempre valida. Se invece l'esperimento non riesce, l'ipotesi di partenza è sbagliata, era sbagliata. Gli scienziati devono, ultimo pezzettino, devono elaborano una nuova ipotesi da verificare. Questo modo di procedere è chiamato metodo scientifico sperimentale. Ora, ragazzi, leggo soltanto l'ultima robettina, 150. Questo è il più bello, leggo soltanto questo pezzettino. Allora, tante scienze, tanti scienziati, i fenomeni naturali da studiare e comprendere sono numerosi e molto diversi tra loro. Per questo noi essi
una sola scienza, infatti, ma tante scienze che studiano i diversi fenomeni. Cioè, nel mondo, ragazzi, non c'è soltanto un scienziato, ci sono tanti scienziati e tanti fenomeni diversi. Diciamo, questo è quello. La biologia studia i viventi, la zoologia e l'etologia studiano gli animali, mentre la botanica le piante. Conrad Lorenz, una parola straniera, non so così tanto leggere, è nato al 1903 e morto al 1989. Studiò il comportamento degli animali, zoologo, tutti quelli. Ultimo, l'astronomia studia le stelle e i pianeti, quello di prima, questo qui. Margherita Hack, che in realtà è lei, è nata 1922 e morta il 2013. Ha diretto un'importante osservazione astronomico. Ok ragazzi, ora vi saluto, è stato bellissimo fare questo video con i ragazzini, ragazzine, tutti voi come amate, dateci un sacco di like, 1900 like, nati o morti like, ciao ciao, 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 ciao.